Grazie. Grazie. Per favore. Allora, innanzitutto il benvenuto a tutti i presenti e vi ringrazio della vostra partecipazione a questa presentazione ufficiale alla stampa, al mondo della comunicazione, del concept del master plan del sito espositivo di Expo 2015. Vorrei salutare in particolare il Presidente della Provincia Guido Podestà, c'era anche, ho visto all'ingresso, il Presidente della Camera di Commercio Carluccio Sangalli, si è entrato a salutare. Non saluto ora, ma stanno per arrivare perché c'è una manifestazione importante nel mondo tessile, sia il Sindaco nonché Commissario dell'Expo Letizia Moratti che il Presidente della Regione Roberto Formigoni che ci raggiungeranno in pochi minuti. Sono presenti anche i sindaci di Rho e di Pero che voglio particolarmente in modo speciale salutare. Ovviamente un saluto alla Presidente della società Expo Bracco, vedo anche consiglieri e sindaci Carioni ed altri consiglieri e sindaci presenti della società che saluto molto cordialmente. Come ho detto, questo incontro è per presentare in modo pubblico il concept del sito dell'esposizione Expo 2015. Voglio subito chiarire che il concept, tradotto in termini più accessibili in italiano, non è il piano del sito, non è il progetto del sito, è l'idea guida. Quindi è una visione di come sarà il sito, è un concetto guida. Ripeto, non è un piano. Il concept, cioè quest'idea di base del sito, è stato frutto del lavoro di una consulta architettonica i cui componenti sono stati 5 architetti di indiscussa fama internazionale. Sono presenti 3 a questo tavolo, Stefano Boeri, Jacques Ergoz e Richard Bardet, più c'è il sostituto di William McDonough, che non è potuto essere presente e rappresentato da Mark Rylander. Non è presente perché è impegnato negli Stati Uniti il quinto architetto Busquet. Voglio non solo ringraziare gli architetti che hanno lavorato allo sviluppo di questa idea di base del sito, ma voglio anche ringraziare Carlin Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, che ci ha dato i suoi consigli e quindi il suo aiuto in questo lavoro, e anche la professoressa Sorlini, che è presidente e il preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Milano, il cui contributo è stato essenziale proprio per le basi tecniche per lo sviluppo di questo piano che sarà realizzato nei prossimi mesi. Prima di concludere vorrei darvi anche l'idea, oggi presentiamo l'idea di base concettuale del sito, dopodiché da domani, praticamente stiamo già lavorando, noi svilupperemo come società Expo 2015 il piano generale del sito espositivo, in collaborazione sia con tecnici della regione, della provincia, del comune. Vedo anche il rettore del Politecnico di Milano, che ho visto con una grossa collaborazione con il Politecnico di Milano, in cui ci saranno coinvolti anche una ventina di neolaureati scelti in collaborazione con il Politecnico. Ovviamente in contatto stretto con il BIEC, l'organizzazione internazionale che sovrintende alle esposizioni universali. E questo sarà il lavoro per quanto riguarda il sito espositivo che impegnerà l'ufficio di piano, che avrà anche una locazione che pensiamo di presentare alla stampa alla fine di settembre, in modo da far visitare dove sarà progettato il sito,
Questo è un lavoro che ci impegnerà da qui ad aprile del 2010. Lo presenteremo per l'approvazione, dopo che ovviamente l'abbiamo varato come piano generale qui in Italia, lo presenteremo per l'approvazione al BIE, e dopodiché da autunno del 2010 fino all'estate 2011 le varie parti componenti del piano, che allora sì avremo un piano, saranno oggetto poi di concorsi internazionali di progettazione, quindi aperti alla comunità nazionale e internazionale per avere un contributo di progettazione. Finita questa fase, ovviamente quindi da fine 2011 a fine 2014, invece poi avremo le gare di appalto per la costruzione e la realizzazione del sito. Finisco questa mia introduzione dicendo semplicemente che, come vedete dalla presentazione degli architetti, questo concept, cioè questa idea di base del sito espositivo dell'Expo di Milano, presenta una grande innovazione. Abbiamo voluto coniugare nel sito, con il sito, la grande forza del tema che è la nutrizione, quindi la nutrizione del pianeta, energia per la vita. Abbiamo voluto interpretare alla luce del XXI secolo l'esposizione universale, quindi con una struttura moderna, leggera, sobria, ma bella. Abbiamo comunque cercato di creare un sito, in termini concettuali, attrattivo, in modo tale da poter invogliare a venire non solo a vedere, ma a vivere un'emozione, stando visitando l'Expo di Milano. E infine, ultimo ma non ultimo, di lasciare in eredità un'area di grande valore per la città di Milano, per i futuri sviluppi che saranno dettati proprio dalle esigenze della città man mano che si creeranno. Queste sono le mie considerazioni introduttive, ora lascio la parola agli architetti. Credo che cominci Stefano Boeri. Grazie.